Continua l'astinenza da vittoria per la Nocerina, che impatta per 2-2 in casa contro il Messina. Gara da due volti quella del San Francesco, dominata dagli ospiti nel primo tempo, in vantaggio di due reti grazie a Rosafio e Yeboah, e agguantata dai molossi nella ripresa, con i sigilli di Cavallaro e Vitolo. Morgia conferma in blocco l'11 schierato 7 giorni fa contro la Vibonese. Ancora panchina per Alvino e Diemé. Il tecnico ospite Modica lascia in panchina l'ex di turno Cocuzza, rimpiazzato in attacco da Ragusta. Pronti via e il Messina passa in vantaggio. Ragusta lavora un buon pallone sulla sinistra e lo offre a Rosafio, che si presenta a tu per tu con Gomis e lo fredda senza difficoltà. Al nono gli ospiti trovano addirittura la rete del raddoppio. Yeboah si libera al limite dell'area e scaglia una conclusione violenta e angolata che non lascia scampo al portiere locale. La Nocerina fatica ad impostare una reazione e al 21esimo gli ospiti sfiorano la terza rete. Il solito Ragusta si accentra dalla sinistra e ci prova con un tiro a giro, che questa volta non sorprende Gomis. Un minuto più tardi è ancora il numero 1 della Nocerina a salvare su conclusione ravvicinata di Cozzolino. Al 27esimo Yeboah supera in scioltezza Manzo, aggira anche Gomis e appoggia verso la porta a botta sicura. Bravo nell'occasione Manzo a recuperare e salvare praticamente sulla linea. Al 28esimo registrano il primo squillo locale. Russo si libera al tiro dall'interno dell'area di rigore, ma spedisce abbondantemente alto. È l'ultimo sussulto di una prima frazione dominata dagli ospiti. La ripresa inizia con una novità per i padroni di casa. Morgia lascia in panchina un Abulico ed evanescente Alvino, rimpiazzato da Bartoccini. All'ottava la Nocerina accorcia le distanze. Assist di Giacinti per Cavallaro, che si ritrova tutto solo all'interno dell'area di rigore, e supera Meo con una conclusione sporca ma efficace, che si infila in rete dopo aver toccato il palo. Al 18esimo il Messina ha l'occasione per portare nuovamente a 2 i suoi gol di vantaggio. Ragusta, smarcato dal lancio illuminante di Rosafio, si fa ipnotizzare dall'ottima uscita di Gomis. Al 20esimo la Nocerina agguanta un insperato pareggio. Meo e Manetta pasticciano clamorosamente su una palla vagante in area. Ne approfitta Vitolo, che arriva nelle retrovie e di prepotenza spinge in fondo al sacco. La Nocerina prova addirittura a vincerla e alza il suo baricentro alla ricerca del terzo gol. Il forcing, guidato anche dai calciatori subentrati dalla panchina, non sortisce gli effetti sperati. I molossi conquistano il secondo pareggio casalingo stagionale e accumulano ulteriore ritardo dalle battistrada.